E chi ti piacere, te già se spezzava. Non sarà stato tanto studiato, ma lo mestiere suo lo sapeva fa bene. E la fatica gli piacia. Qui l'undomani non stati più sotto patrono se sarei sistemato bene. E alla moglie gli avrei fatto fare la signora. E lasciami perdere, non mi ci far pensare. Se no mi ci io con la salute. Ma mo almeno moglie ma mi fa riposare. Pozzi, quest'alla mi metti in croce di notte e di giorno. No, e pare la gioia che ci mo sopra in casa. Lo tribulato fatto lo so solo che io. Mi dicia sempre, Rosetta per questo è sprecata. Essa è bella, delicata, vuole pretendere altro che un muratore. Insomma, batti oggi, rivatti domani, alla fine me l'ha sbordata a cucci bene che mi ha convinto pure a me. Capirai, per questo non hai ci vuole tanto. E lo buon righetto l'ha lassato. Anche quello però, se non te l'hanno svegliata. Ma tu non gli hai detto niente? E che gli hai detto? Un giorno mi venne pure a trovare, poro guardascio. Ma come si era ridotto? Ti fa già specie a vederlo. Mi pareva Peppe dello stronato. E infatti, anche qui lui gli è più fregata la moglie. Non si poteva capacitare che Rosetta non lo voleva più. In per ultimo mi si raccomandò. Fili, mettimi c'è una parola buona. Ma che to la fai, rispondi. Manco me te posso sposare io. Se non te vuole più, che te ne hai pace. Che tigna sta figlia, tutta la nonna sa. E poi ci si incontrò pure la moglie, ma che gli disse papale papale. Non te zardà più a venire qui a casa, Che tanto, Rosetta mia non è per te. Invece, quante arde c'è venuta dietro a fuoco? Oh, io gli ho dato un po' di ripetizione su come si doveva comportare con le donne. Ma io sa, sa capito? Allora, tanto un gnocco, Santa Maria Marta. E che vuoi fare? Rosetta gli ha messo l'occhio sull'un ragionier. Si matto. Io manco se chiuso un mio regaleria, non pigliaria il più caccoluto. Diallo quando è la zucca, sicco quando è uscito. E poi, e quando sta zitto? Se incomincia a discorrere, mi pare l'avvocato Magnarbò, a me non mi ci fa raccapezzare la parola. Righetto, sì e no, che saprà leggere e scrivere, ma almeno pare bianco e ruscio come un melarangio. Ehi, sushi che scoppia di salute, Santa Maria. Ma che faria questo? Che posto c'è ria? Ma è impiegato su una fabbrica di scarpe in Monte Granato. Per guadambiare, guadambiare. Almeno dice, dopo sarebbe vero. Con le fabbriche non ci si legge niente, Se va bene fai i soldi, ma se va tra esso, vai zambe per aria. Alle muratù invece la fatica non gli manca mai. Dillo un po' moglie, ma se sei capace. Ma come ho fatto a fare un figlio così meglio? E che vuoi fare, Catarì? Qui si è sbordato lo mondo. Ai tempi nostri, era l'uomo che portava le calze. Oggi invece,
Ve ne essere la buon'anima di moglie, ma... buona anche quella. Oh, quella sì che era una gran donna. Quando dici una cosa io, allora quella e basta. Che se ci penso, ancora mi pare di vedermela davanti. Fortuna davanti, perché le corna gliele metti a retro. Come dici, Gadarì? No, niente. Stavo a pensare all'utoro con le corna che ci muoio la stalla. Ed è un po' di tempo che botta un po'. Oh, donne come essa, non si trova più, sa? Ho cercato, ma non ho trovato quello che dicevo io. Ho detto? Meglio soli. Sai che no, cioè, meglio soli che male accompagnati, no? E chi te serpiglia a te? Ma su ragazzo di Rosetta, giusto? Chi se dice? Rambunno, Ramunno. Ma che Rambunno? Raimunno. A me manco un nome, mi piace. Ma lascia stare un nome che se piglia Rosetta, ha dennato il vestito, ha dennato. Ah no, per vandalla, eh. Ma quando va per strada, gli se sbrilla tutto, gli se sbrilla. Ma lui ragazzo, un accidente isso, hai agito su guasto, se poco poco, se ne accorge che la guarda di tu. E quando se ne accorge, cala è pure mezzo giocato. Ah, e che vuoi, la botte pina e la moglie embriaca? La ragazza che piace bella e che nessuno la guarda a sé? Oh, Nuri! Oh, Rita, e poi credo io che eri morto! Oh, ma lo direi per scherzi, sa? Giusto che non sta godendo me? E non ti sei fatto più il bene? Tu pensa che ti aspettermi pure per carnua? C'è solo un mucco di frego, una doccia, che a momenti mi affoga. Madonna mia! Lo medico mi ha detto che ho un po' di cataratte sui polmoni. Madonna mia, Rita, stacci attenta a questa malattia! Che il cupolo può uccidere ogni gobbo, un'anima ci sta nette le gambe. Ah, dai. Ma dimmi un po', dal medico ci sei stato? E ti ha dato la pia che cosa? Sì, mi ha dato un certo sciroppo tristo come lo fele. E poi mi disse pure di non fuma più. Di non be più di un becchè. Per volta. De lascia stare le donne per mocco di tempo. A me mi sa che su medico non capisce cosa. Mi ha detto che le emozioni forti mi faria male. Io gli ho detto che me ne fregavo di questa raccomandazione. Tanto se sa, se cresti amore è la colpa del medico. E se si salva, è stata la Madonna. Ma te pure, Rita, ma vai a scappare da casa proprio con soffritto. C'è una vicina di fora che anche un gatto se ci ti scarda vicino alla manza. Oh, Oma! E che stai a fare? Ma stai a scagliare un camino? Tizza su su fuoco! Che voglio vedere come un scaglino, un muretto stanotte! Rete, va! Che gli dago una ciuffiata fatta come Dio comanda! Nuri, dirmi, stai gallina! Oh, mo ce vago! Puri se fugli, però, non fetta più per cosa! Ma sarà colpa dello freddo! Filippa, beh, singuccio. Vabbè, sì. Io vago! Ciao, Risa! Oh, ciao, Nuri, non vi affrido almeno tu, no, eh! Non ti preoccupare, che ne cuccio te! Prendi un po' sto fiasco di ricotto, che ce facciamo un becchie! Vabbè, vabbè, muoco! Ciao! Ciao, Nuri, ciao! È brava, Nurina, eh! Oh, è un peccato che non ti sia potuta ammareta! Non si è potuta? Ma se volia, figuremmeci! E che gli è mancato l'occasione? Gli ho persino di reto, per un presempio, uno dei cormorà. Oh, ma va, eccoci lontano? Certo, ma era un vedovo. Oh, e perché non gli era vedovo? Anche io so vedovo, sa. Vabbè, a esso proprio non gli mancava cosa. Ma di reto c'aveva 9 figli, la madre vecchia, lo fratello mocco scimonito, lo zisu, le bestie. Vengo, come se non porta. Nandro, de tu l'indì che faccia lo garzolà. Ma a quello non lo potevi avere manco ritto. Ritto se fa per dire, perché ho ritto a sedere all'erardo lo stesso. E quella orda non ci mettivo manco io, perché proprio come uomo era... una mezza porzione.
Non andrò ancora a San Ginesio. Con quello se sarei anche piaciuto. Ma all'improvviso gli si è svordato lo cervello e si è buttato dentro lo puzzo. Porco demonio! Ma perché? Ha del masso fulminato dalla bellezza in urina? Tu ci scherzi, ma la frechina non ci ha avuto mai un'ora di lei. Ma allo presente, dico, allo presente, Cadarì. Non c'ha niente sott'occhi. Ma che ne so, con questa non ci si può scorrere. È stata tanto tempo dalle monache a Loreto, ed è venuta più servatica dell'uviru che ci voglio l'ara. Ma qui su Iua, lo vedo tanto pazzecca per casa. Non ci avete fatto caso nessuno? Io sì, però qui su non ti dice niente. Però che cosa, veramente già da è. Ioanni, non può essere che sta sempre a cotturno a fare un ronnolo. Eh no? Lo vedi, Cadarì? Donna, è vero, no? Che dicete? Cadè che è vero? Che io venne qui per urina, oh. Che? Oh, suo figlio mi sento urdito. O la mattina non si lava le orecchie. Ma va là, che hai capito? Ho detto che io venne qui per urina. Ma che vai mattagliando? Il lemme di boa. Ma lemme di tu? Ma perché? Per caso sta a fare non te gicceria? Figurami, ce gli rie troppo è. E poi, a dire la verità, ma niente, non torna conto manco di parlarne. E che accidente, figli, quando fai lo misterioso, guarda. Me sa che sta figlia farà la fine della vicinata nostra e ci rimarrà per Sant'Andò. Ma perché, figli, tu sai qualche cosa? Non è... Però... Se andate qua, io la stalla, ci sta la finestrella che dà sul dorso di Reto Casa, no? E beh, mi sono accorto che ogni giorno, a una certa ora, passa io a con la brigichetta, si ferma accanto alla rete e tacca a descorre con Nurina. A mo, da orda e due, da principio, non gli ho dato peso. Ma quando la faccenda va dando per le longhe... Che te fa pensare? Che se ferma a guardare i cavi con i fenocchi non vuole essere. Ce la danni la casa sua, fa tutto là. Ma lo sai da quant'è che l'ho capita io? Ha detto chiaro come lo sole, no? Mi sono stato zitto per non picciarmi. Su, Cadarì, prepara i confetti. Invece che pronti, è data prima della guerra. Ce l'ho fatta anche i vermini. Oh, e primo, come fratello responsabile mi ci ha fatto un po' le freni. Che una, dell'età sua, non sposata, si mette a discorrere con un uomo fuori di casa. Ma dopo mi sono tranquillizzato, perché pare un caso, ma già si è trovata sempre moglie ma controllava la faccenda. Ah, oh, si c'è sta sempre Gisira. Zitti, è Nurina. Mi raccomando, Madonna mia, de fora se valga di figlio. Oh, no, ho cacciato lui. Beata almeno vatti che almeno per riscaldare. Oh, Nuri, sì. De donne come te, sei spersa la razza. Pensavo che tu mi attacchi. Va a cercare. E gna che pensi per farla? Senza cambiare manco un'ogna. Oh, io vago dalla camera a rattoppare le carte del suo spaccio dei figli. Perché isso? Ad ecco poccia di gira che ho messo con le calze rattoppate. Ma dimmi un po', non è del caso che te ne compri un altro paro? Perché non vai a vedere la Gastone Muschino? È buono quello. Eh no? Se non stai attenti, te caccia lì garzitti senza cacciarti le scarpe. Beh, vabbè, io vado. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Oh, mamma tua. Ho un corvo. E sto vistrone, eh? E sto ci che ammazza i vermini. Hanno per le medicine e non spizia. Piuttosto, giacceranno, che avremmo fatto? Le 8:30. Ma guarda le donne. M'ero tanto raccomandato di non gli girenno di notte, ma chi te scorda? L'anime sante? Ehi, tempo a predicatore ficana! Ma degli te se può sapere? Ma a maggiorata lui fa un certe spese e cucino trasindito. Ce l'ha sgrizzata lui ragazzo di Rosetta con la domobile. E tanto marfidato che manco ce la manna con lo postale. Sì, ma tu c'ha paura che se ne frega chi tu? Zitti, ho sentito un remoto. Eccole, adesso. Mamma mia, niente trista, minduata e vista. Oddio. Oh, Gesì, che ti spezzo la strada? Non ne posso più.
se non mi caccio queste scarpe mi vengo meno, guarda. Oh, ci avete fatto caso, Corale? Zitto, non comincia a discorrere, sa? Non si sa che quando si va in giro il tempo passa che manco te ne cucci. C'è Cindy, c'è qua. Sì, ma tutta sta roba gliela agimo io cucino riastrucca? Eccolo, su gnagna rosa. Lo senti? Ma come la volevo mandare a sposare, sa figlia? Io manco voglio far discorrere a nessuno, sa? Piuttosto non ti fa sentire ogni cara lo futuro genero. Se no che può pensare il no angelo guardascio, eh? Zitto e fatti vedere contento. E che ti piace a spenne? Ma... E zitto, cocco, che qui drona e lamba. Buonasera. Buona. Ciao, ma. Ciao, Buona. Ciao, nonna. Ciao, cocca, ciao. Oh, io e tu, venate qua, facciatevi vedere. Facciamo finita la macerata. Effettivamente la temperatura barometrale era piuttosto bassa, ma le condizioni climatiche altrimetriche vanno meglio, dunque... Ne mandava uno e riato. Ma insomma, che faceva, fritto o callo? Ah, per conto mio mi sono strinata. C'era una brucina di fuori, io ho i piedi che mi parla. E te parla, sì. Ti dirà di mettere un anruparo dei garzetti, no? Non lo sai che c'è anche a portarsi quando è freddo. Quadri c'è in giro tutti scucchi. Anch'io no, patito mucco di freddo. Ma con tutte queste cosette che mi ho comprate non ci ho pensato più. Aspetta a scallare, cocca di nonna, vieni. E tu? Non ce l'hai una cappottella un po' più a Cristià? Non lo vedi che giochi di denti? Come, scusi? Ma come parla? Non la sta date a Cindy, a leggere i tempi dei carivardi. No, poi già potessi riattuare l'età mia. Ragioniere, se vuole mangia con noi senza complimenti, eh? No, no, stasera non posso dilungarmi. Ho tanti impegni professionali che mi aspettano. Anzi, me ne vado subito. Subito? E che diamine? E a mo' ti è fatto tardi. Mocco più, mocco meno. E lo sai, ma tu non gli dici niente? Oh, ma fatica, è fatica. E lo sai quando ci tieni. E poi se hai detto di no, vuol dire che sarà appena andrà a orda, no? Ecco, giusto appunto. Vuol dire che mi fermerò a desinare domani. E te paria. Oh, da già di a me non sono zitto di viso io e noto, no? E sto far venire anche i morti. No, no, per carità, sono astemio. Che c'è rendere essere pure astemio? E che ne fa? Bei, bei lì stesso. No, no, grazie. Può essere che sto astemio e se passa. Oh, ma... Oh, ma vuole dire che lo vino gli piace, non lo ve mai. Eppure una goccetta gli faria tanto bene, tanto sbiango. Ma dimmi un po', cocco, per magna magni? Certamente, mi nutro a colazione, a pranzo, all'ora del tè, a cena e una tisana la notte. Oh, allora è proprio che non ti conferisce, è sicura vita. Oh no, è che isso fatica tanto e brucia tutto lo magna. Ah, io ci farei un po' caraccio con questo. Oh no, hai visto che mi ha comprato? Una scatoletta con l'umaghe up! Rosetta, ti ho insegnato un sacco di volte che si dice make up! Make up! Cindy, che musica, eh? Beh, ho visto che ti ho comprato un sacco di robetta. Brahe, sono proprio contento. Drendo la famiglia nostra ci usa spendere tanto. Veramente non approvo che a Rosetta piace spendere molto. Con me certe abitudini cambieranno radicalmente. Oh, questo sarebbe quello di manica larga? Gli ho fatto proprio una bella impressione. Oh, io ho notato. A me non ti piace, ma una pippatella, dico, una pippatella te la faresti con noi altri? Una che? No, no, grazie, non fumo. Lo sentite? Lo sentite, Uadri? Non be, non fuma. Ce l'ha con noi, Adriamos. Oggigiorni, li giovinotti commesso, ad è come le mosche bianche. In primo, non sciupa. E in più, se mantiene in salute. Pura sa. Oh, pacco e tabacco non gli piace. Chi lo sa se questo non gli piace manco vedere? Beh, è proprio tardi. Io vado. Allora, ci vediamo domani. Buonasera, ragioniere, buonasera. E salutatemi tanto a Babito, a Mammeta, a Soreda. A Mammeta, a Sorreda.
Grazie, presenterò. Ma ci presenta un po'. Oh, io volevo vado a accompagnare. Ci sono belle. Oggi sì, è venuto oggi, bene domani, ma non farà un mocco troppo, che ci ha pigliato casa qui dentro. Gli sentito quando è orde magna gli odio. Tu sei sempre lo solito, taccagno e rafacà. Ce voli fa mancare anche l'essenziale dentro sta casa. Ma sai che faccio io? Piglio su tutto e vago da mamma mia. Sono a 20 anni che lo dice. Però Gisì, c'era io filì, c'è da starci attende. Non si può mettere la paglia troppo spesso vicino al fuoco. 4, 2, 7, 2 trogati e malfidati. Un giovanotto così bravo, così gentile, così de garbo. Anche Barminella della curata, dice a cucire lo ragazzo e la figlia, finché non gli te la messa incinta. Essa dicia che gli era venuto un certo mal di stomaco, con lo saldato alla finestra e lo camazzì, cade a bassetta. Ma quando te l'ha portata allo medico, isso come te l'ha tarbata e adesso sarà stato con lo saldato alla finestra. Ma andiamo a vedere che c'è stata sotto aspettarla. Mi parli di Barminella che c'ha avuto 5 figli, ce ne fosse stato uno compagno al ladro. Uno c'ha addirittura l'occhio a mannola. Beh, questo si sa che la cerqua non può fare le arance, Barminella, quando era io e notta. Oh, in casa, se vuole? E chi è questo? E mi pare, Ioa? Questo c'è gasca come l'olio sulla luna. Oh, adesso! Bocca, bocca, Ioa! Buonasera a tutta la compagnia! Mamma mia, che se vede! Uè, Vergara, come va? Come l'asino dello combà, sempre attaccata alla caezza! Ma vanne, almeno voi siete dello gallo, se vedo più arzilla di un fringuello! Oh, pigliaci sì, ti ho portato due cappelle di cavolo e un broccolo! Ho visto che li tua se la mangiai tutte le verde! Eppure assai che ti sei ricordato! Ma che dirai, ne posso scordare te? Ioa, vieni, mettete a sedere qua, là, dove te capita! Allora, che vai facendo con sta crucina? Ma niente, sto venuto a prestarmi lo forcò. Che me lo puoi dare fino a domani mezzogiorno? Me lo domani, vanno io la cappella e qui. Oh, Lumia, l'ho cercato dappertutto, non l'ho potuto trovare nessun posto. Senza me non me l'ha buscato i figli di Saracchi. Quelli vuole l'urza, che fai, li ammazzi? Mannaggia lo peccato. Io volevo dire che, insomma, che... piccoli perché... Ma a me mi sa fatica che è piccoli, lo so. Ma se no, sai quando gliene passavo? Mannaggia lo peccato, non ho piato moglie, per noi ce li frighi tra i piedi e mi trovo a combattere con quelli e l'altro. Perché non ce lo sapevi? Chi piglia moglie piglia guai, chi non la piglia non gli manca mai. Tu, io, già avrei tempo di mettere su famiglia. Ma... Comunque. Voglia. Finché ci sta le mogli dei ladri, va tutto bene. E se vede che non ha trovato quella che fa per isso, no, Ioa? La voglia se l'ha riattrovata. E lo fatto è che sono arrivato tardi. Che non lo sapevo, che qui su chiama, che non rogna. Su, su, ci si, lasciamo gli abbello, no? Ma quadri, non ci siete fa carnuà? Non le fate le sfrappe, gli scroccafusi? E come no? Ecco dentro la credenza. Oh, beh. Oh, adesso ci... Guarda, guarda. Insomma, Cosa di buoni. Ma li hai fatto crema tua? Certo, ma se sapevo che ci venivi tu ne facevo pure di più. Mi sa tanto che qui, gatta c'è qua. Oh, è proprio buono. E anche sto vino non è male per niente. Facciamoci un po'. Vedo che ti sei innamorato di cannuccio, eh? Ah, sì. Meglio puzzate lì che toglio santo. Fregate. Ci sta pure l'archemese. Anche l'appetito non ti manca. Se me ce metto, ne mangio un po' con tutte le gomme. Ma dopo che vuole. Oggi sì, se non gliel'è lei, in Germania manco un cavare. Ma
A me no, eh? Non si sa che noi anche siamo sempre stati tanto ospitali? Che volimo fare una figuraccia proprio con Ioan? Che è così tanto gentile? Guardaglie, che te pare che non mi toccherai 3-4 rosari per l'anima di questa? Dimmo, Ioan, è solita di Resina, scrive solita da Roma. Scrive, scrive, ma sembra la stessa canzona. Dovrei avvenirmi tutti, tutto e a Roma questo. Oh, e non c'è da pace che sono rimasto solo dopo che è morta la povera mamma. Regui, mi scandi in bacio e ammene! Ma io sto godendo bene a casa mia, ma perché devi tribulare? Tribulare per modo di dire, perché essi fa i signori, Mango Marianne! Oh, ma do staria proprio sorella! Ti no? Fa la goga sul palazzo di un conte! E la moglie del conte sarebbe una contessa! Il marito di Sorma invece fa lo camuriero. Oh, ma mica lo camuriero capo, perché se tu dissi ce ne staranno tre due. Essi? Ci sta pure Essi dentro lo palazzo? Dentro lo palazzo proprio non è, però c'ha, come si dice, una dependaggia dentro lo giardino. È così grande che se non conosci la strada ci aspetta. E con i quadri che guadagna tutti e due. Mi avete come se misti. C'ha tutti i rimobili del Texas svedese, nuovi! E poi la radio, la televisione, che è che non gli manca? E poi, ma gli danno lo mondo con i patrù, e che orde? Ha degli pure per aia! Come per aia? Ha degli falliti? Ma che dirai? Ha degli con un rio brano! Oh, Iua, ma te, che te chiamerei a fa? Io dovrei fare lo sardiniere, perché storia mi dice che quello che ci sta adesso pippa non pippa. E allora essa ha ripensato di farmi più allo posto suo, capito? Beh, è come se vendo la schedina. So io quella sarebbe la fortuna mia. Ma proprio a Roma dovresti chiedere, è così lontano. Requiem eterna, Dominis Domini. Ma non vi abbiate pena, che io non pago proprio nessun posto. Voli vedere che invece a Roma voli troppo pure moglie. Questa sarebbe una bella pensata. Io ho sonno, vado a dormire, a domattina no. Ciao cocca, ciao. Ma buonanotte come? A tutti. Senza, senza magna? Io non so di che campa sta frighina. E lasciala perdere sta vardaccia. È innamorata, ma vuole mezza magna. Vanne, vanne, Rosè, che stacco poco pure io, sa. Che con gli girigirenno stamattina mi sei straccate tanto le zampe. Adesso rio io la stalla che ci ho lasciato le giate. Oh, aspetta, Gesì, vengo io pure io. Ma come ti affoghi? Ma la piano furco, ma vengo subito. Oh, e Norina? Ancora sta fa... Ha detto pa' le carceri alla camera? Caterì, scommettiamo che Norina va a fare la giardiniera a Roma. E poi, capace che te se porta pure a te. Sì. Io intanto mi avvio. Oh, alla camera però. Guarda il diavolo, stasera c'ha gli olossi tutti rotti. È segno tristo. Sarà che triga lo tempo cattivo. No, è segno che c'ho 80 anni sonati. Su, dai, ma non cominciare a fiottare. Oh, mi raccomando, guardasci, cucete dopo il fuoco. Cervidimo, Catarì. E se non cervidimo, cerviremo la luce. Mi vado a casa pure io. Ma ancora è presto, no? Aspettate un attimo qua. E mi aspetteria pure. Ma se vado a casa troppo a notte, la nora, mi sgaglia sempre. E manco fosti un brighì. La buon'anima di moglie, ma se andavo a casa presto o tardi, non gliene fregava niente. Anzi, e diceva che più tardi era, e meglio sta dia. Rosetta! Rosetta! E chi era che Luca così? Rosetta! Devo vedere Rosetta, su, devo parlarle immediatamente. Ma che succede? Che adesso sgaglia? Devo vederla immediatamente. Ma, sì, ma a st'ora Rosetta sta a dormire. Che succede? Che voli da essa? Lo so io quello che voglio. Sì, ma visto che sono padre, lo devo sapere pure io. E che Diana, un'altra voce, fai via lo griscicore. E va bene,
devo parlare con Rosetta di un affare che riguarda noi due. Ma se proprio ci tenete, ecco qua! Che è sto pezzo di carta? Non si vede? È una lettera! Una lettera? E che lettera? Una lettera... una lettera anonima! Ah, anonima! E chi l'ha respinta? Se vi ho detto che è anonima! Immo capito che è de nonne da, ma che vuole annuate? Non avete capito niente! Una lettera anonima è una lettera senza firma! L'ho trovata quando sono arrivato a casa, l'ho letta e sono subito corso qua! Ma almeno se potrà sapere che c'è scritto! Se non è nonne, manca quello, eh! Leggete, leggete! È tutto chiaro! Eppure sa che la leggo! La leggo sì, e subito anche! Mannaggia, lo peccato, non vedo niente! L'occhiali, dove sta l'occhiali? Ah, ecco! Fammi vedere, qua, qua! Fammi vedere! Un amico! E beh, che ci rendra, Rosetta? Ah, io non ci capisco niente! Io invece capisco benissimo. Yua e Rosetta se la intendono alle mie spalle. E dunque... tu ci avresti le corna. Appunto. Ah, ma se scopro chi è stato... madre indemberata, Yua, Rosetta. E chi è questo disgraziato? Sa faccia a crastò che dice male alle figlie. L'amico suo. Ma che amico? Quale amico? Ah, qualcuno che vuole vederla ruinata. Yua con Rosetta. E l'urina... e tu? Tu ci credo? Pure assà! Io sono venuto a sentire Rosetta! Perché non la conosci la ragazza tua? Non la lasci perdere il momento! Quella lettera allora? E la lettera, la lettera! Ma dico, non si macarnua! Questo è uno scherzo, no eh? Ci sarà qualcuno che te conosce quando si fu cuso e noi è parso vero di spassarsi un moccò! Ah, si è voluto spassare! Ma io faccio un macello, una carneficina! Aspettate, prima era prima un mattatoio! Loro sai che a carnuagni scherzo va, figlio mio! Pure tu, certi amici, te li ricapi solo un mazzo, te li ricapi! Ma quali amici? Questo è qualcuno che mi vuole rovinare! Quel ragazzo, quello che era fidanzato con Rosetta, come si chiamava? Righetto! Sì e no, questa legge! Potrebbe essere stato lui, ma sì, per vendetta, per gelosia, sicuramente sarà ancora innamorato di Rosetta. Ma tu guarda il diavolo quando te ne mette sulla testa. Qui, dopo che Rosetta l'ha lasciato, qui non si è visto più. Oh, chi lo sa quando ne avrà trovato meglio di essa. No, finì. E che te lo dico a fa? Questo è da vedere. Però non potete negare che questo Yua... almeno lui gira troppo in questa casa. Ah no, questo non lo rimo. E non vi pare sconveniente che un uomo non sposato giri per casa? Qui c'è una ragazza da marito. Ma qual è una? Due ce n'è qui. Due? Oh Filippo, gira che te gira, il suo guardascio deve sapere la situazione, no? Che situazione? Io non volevo di niente, ma lo fatto è che Yua, capace che, cioè, pare che viene qui per l'urina. Sorema, la zisa di Rosetta. Nuadri lo sappiamo per certo. Eh sì, ancora non si è dichiarato, ma è questione di poco. Beh, se è così, la cosa cambia aspetto. E lo cambia sì, è questo che ha scritto la lettera, non ci ha capito niente. Però mi raccomando, zitti e chiotti, che se non l'imbarco con Yua, chi me se la biglia più a Norina? Capisco bene. Beh, scusate se sono stato un po' avventato, ma la lettera mi aveva sconvolto e dunque... E porca mugliga, si capisce, no? Su, via, via, vanne a casa e dormice tranquillo. E Rosetta pensa solo a te. Bene, allora vado. Vanne, vanne! Mi
Ma figlieta, non l'ha trovato su Merluccio? Lì sa mia, c'ho tutti i griccioli per le spalle. E se riava Juà? E faceva la fine dei vittorie con coccia, no? Se la piava in saccoccia. Quale fa meno gli facendo l'uccello a chiù in giro? Non lo sai che le chiacchiere si spanne come la grammaccia. Ci sarà qualcuno che lo tiene sotto tiro e non gli è parso vero e spassasse un mocco. Ma chi sarà stato a scrivere la lettera? Ah, è vero che l'Urighetto aia detto che gliela faceva scondare sia a Rosetta che all'urlicato dello ragioniere? Ma che ci rendra Juà? Oh figli, qui ci sta solo rimedio. Che Juà facesse subito la dichiarazione a Norina. E mi dici niente? Meglio io a fare lo bagno io lo bandà anche se è mezzo congelato. Oh, un corpo, oh. Ma non ci sto io che presente. Ma dico, non te ricordi quando l'ho sistemata a tempo mia? Marietta di Vrapò, tanto per dirne una, te la ricordi? E come no? Però la facisti sposare con un uomo che la rimbia de botte. Un giorno, niente anche in caserma. L'ha portato a casa lo maresciallo perché se non ci voleva di più. E lassimo perdere a Marietta, Milinde e Cucù, era una giovinotta fatta per vedere. Anche se un mocco chiacchierata, eh? Anche quella l'accompagnasti con c'è dello grillo, un scarciofilo che c'era 20 anni più di essa. E beh, non è stata la fortuna sua. Lo marito gli è morto dopo 2 settimane e la sona cortinella fatta per vedere. Vabbè, vabbè, li sa. Pensaci tu. E fa tu. Qui figlio, la cosa è semplice, no, voglio dire. Però mi raccomando, dopo il giudizio, eh. E lo dopo sì, ma voglio dire, non l'ancona tutti gli giorni a Norina, voglio dire. E per il mio c'era pure la voce, dunque, fammici pensare. Lascia fa me. Come lo vedo, ci parlo io. Lo convegno io a sposassera. Mi raccomando, dopra giudizio. Oh, ma che vuole imparare a messa o prete? E mica lo più di petto, sa. Io ho avuto là un discorso casualmente. Lascia fa me. Se te dico lascia me fa. Shhh, zitti gallo. Ma che è successo? E che accidente hai fatto, figlia? Che hai visto un umanà? Corpo lo manzito a tutte le vacche. Ma stiaccia, bozza, moressa donna. Mi sono io da per avvicinarmi allo manzito, se mi stacca il giasme, che momento mi ammazza. Fortuna io ha. No, fortuna un furco che portavo. Le bestie, è come li cristià, mi ha sapelle piglià. Ma se spallesse lo vago tutta la perte cara, io vado a dormire, se no mi si sveglia le Marianne, mi si sveglia. Ci vediamo, ci sì, dormire. Che mi pare di fagna che rio a vedere il manzito? Vanne, vanne, che io ti aspetto qui, Tanto mi fa compagnia io, Giusto che gli devo dire una cosa. Ma sì, tanto io a casa mica c'ho i frighi che mi piagne. E ancora non ce l'hai, ma se non li facesse più nessuno, sarei alla fine del mondo, O li sa. Su pericolo non c'è, con tante belle donne che c'è in giro. Oh, su scime piace sentirti a discorrere. Belle, non sa la guardare solo lo bello, C'è anche quelle brave, quelle faticatore. Dici? Lascia stare che anche l'occhio la parte sua, io va. E l'occhio? L'occhio, qualche orda, ne aggiudilo. E delle orda, se conviene, ne aggiudili tutte e due. Ma sarà come dici tu. Oh, a proposito. Vedo che te ci piace qui a Fili, eh? Ah sì, ci stacco come un papa. Anzi che mi ero sbagliato. Come dici? No, dico che mi sto invecchiando, ma la vista ce l'ho ancora buona. E che vedresti tu questa vista buona, eh? E via, non vado finto tutto. Mi vorresti da credere che non hai capito? Ma se puoi sapere che corpo mi piace che vuoi? A te? Te frega lo virbo. E vabbè, se vuoi far finta che non andini, chiudiamo lo discorso e via. Ma quale discorso? Vuoi parlare più chiaro? Che vuoi? Qui dentro tu c'hai lo tira-tira. Eh? E che sarebbe sto tira-tira? Qui a te ti piace qualcuno? Te pozzi, cica. E da che li capito? E come te vuoi sbagliare, figlio? Io prima di venire a via, all'ero agito. Oh, parla piano, che tu li fa sentire? E da chi? Siamo noi a due e basta. Mannaggia la sumenda. Ma come cavoli fatto a scoprirlo? Oh, e te l'ho detto, c'ho la vista buona. E manco soffi lì, prima che mangi la voglia di su. Porca medulla, vuoi chiudere questa boccaccia, sì o no? Oh, ma che c'hai le fernette che? Mi pare in sarda Martina, invece facciamo così il pauroso. Certo, è una cosa che sei bugli spannendo. E c'era io, le cose
c'è da farle o per me o per niente. Però dimmi un po', qualche cosa essa gliela hai pure detta, no? Insomma, detta proprio no. Però io l'ho fatto capire, ecco. E anzi, a dirla proprio tutta, mi pare che pure essa non gli spiaceria. Ma allora che aspetta a parlare a Chiaro e Tunno? Chiaro e Tunno, tu dici beh, e se per caso si scopre? Come? Come se si scopre? Come? E Filì? Ah, Filì, ma guarda un po', a mo' capito. Ma guarda che Filì se sta faccenda, non c'è niente in contrario. Niente. Anzi, si arriva tutto contento. Ah, paralisi, ma che dici? Oh, e ti dico quello che so. Insomma, a curti dei discorsi, me l'ha detto Gesù. Pure! Ma allora sono rimbocciunito. Ma che dici? Oh, piuttosto lo sai che c'è? Che te la legge del presto. Presto, adesso fammi trovare l'occasione buona e poi, insomma. Ma quella te la trovo io, no? Tu, tutti i giorni, quando passi con la bicicletta, non la vedi io l'otto? La vedo sì. Però, San Bisterno, ci sta sempre la Norina sul mezzo. E Norina ci sta sì, no? Come? Ci sta la Norina sul mezzo? Dimmelo un po' che non ho capito bene. Dico che la Norina me la trovo sempre tra i piedi. E non posso innamorare la voce sola senza che mi senti essa. Un giorno un lato, sai che gli vado a fare? Gli vado a fare cianghetta proprio dentro lo crasciato. Porco demonio. E quando è in ordine, ti scappa la pazienza, no? Ma dico io, ma vanno a rompere delle gonne in altre parti. Ecco Filippo. Oh, Lisa, io me vado via. Oh, tu zitto, mi raccomando, non ti scappesse detto una parola, eh? Una parola. E qui non dà come manco lo fiato. Oh, signore, per carità. Oh, signore, fammi mettere a sedere. Mi ha piato una gallaccia. Che cosa grossa. Che birbanti. Oh, a qui su De Norina non gliene frega niente, mira ci sera, mira qui su. Come dicia, se lo sapi lì, è io che gli ho detto che erano contenti. Sagno lì a cavallo con tutti gli sangue. E ci sera, che ha detto che quasi quasi non gli dispiaceria, la figlia di Napput. Panne un po' a piglia moglie Marcandò. E c'hai a raiolo ragione di essere geloso, eh? Fatta a mettere amici dentro casa. E Caterina? A voi aspettare i confetti. Oh, e mo che faccio? Oh, ecco Fili. E che io dico? Oh, lo sai che c'è? Io adesso mi fuggio. E ci penserò, domani ci penserò. Come li sa, l'umanzitto l'ho sistemato. Fai bene, tu pensa all'umanzitto, io vado a dormire. Ma dove vai questa fuga? Aspetta dell'andra mogliga, no? Giù a, e giù tu via. E sì, e allora che pago via pure io. Ah, ci ho lasciato un cappello. Ma come? Non gli hai detto niente? Ma di che? Come di che? Della faccenda, no? Ma che faccenda? Ma che, ti sei rincoglionito? De Norina! Ah, era passato de mente. Sì, ho incominciato a dire qualche cosa, ma non è che mi ha detto tanto, sa. Beh, dimmi almeno che impressione ti ha fatto, che te ne è parso. Mi è parso che questa è una fava che non si cuoce. Ah, ti ha dato l'impressione che per adesso non si voglia dichiarare? Bravo, è stata proprio questa l'impressione mia. Bambù, ci cominciavo quasi a sperare, ma quando che in ultimo, se non è subito, sarà per l'avvenire. Dimbo, ma che c'hai? Ti vedo dando stralunato. Io? Sì, sì. Tu me nascondi qualche cosa, io te conosco. Malete. Ma che lede e lede? Te lo leggo sulla faccia. Qui ci vedo poco chiaro. Niente, niente, non sarà che la lettura dice la verità.
Ma che vai matte chi è, no? Guarda, me li sa, Noi ci conosciamo da quando siamo guardaci. Me bozza biglia unic se ti ho detto una orda una vicina. Allora dimmi, sua, è vero che Iuago, Rosetta... Non ci sta scambio. Con la figlia. Iuago innamorato di Rosetta. Pozza la massa e la comune. Ah, è vero? Un momento però, essa non sa niente. Sei innamorato di figlie, ma... De figlie, ma invece che tesore, ma... Osservate la moglie. Dunque, Nurina, niente? Niente! Disgraziato, sfacciato, faravutto! Lo dicevo io che ne di pulenda quando che è cotta! Ti sei sbagliato pure tu! Se sbaglia pure lo prete sull'ardare! Questo proprio non me lo credi io! Me lo faceva un amico! Io ho dato a be, a magnà, pure gli scrocca fusi! Con l'archemese! E isso! Te piglia un accidente sicco! Se poco poco lo vengono a sapere moglie, ma... Facciamo tombola! Lisa mia, aiutami! Aiutami per carità! Ti aiuto! Ma qui la faccenda non è bella per niente! La lettera non era uno scherzo manco per cavolo! E quello che l'ha scritta sapeva tutta la verità! Qui c'è da sentire a righetto! Ma stasera è tardi, siamo stracchi. Scordami, Filippo. Io mi addormi. Domattina, a mente fresca, pensiamo a quello che si vuole fare. Addormi? E come dormo con questo peso che ho sullo stomaco? Mi sarei rimbosto tutto lo magnà. Mi dispiace solo per la porra Nurina. Mi rimanerà sullo stomaco per tutta la vita. Oh, Filippo, ci pensate mai a farla venire? E come no? Non si sa quanti tridui ho fatto lì a San Nicola, un patrono delle zitelle, ma niente! Gli m'ha dormito! Amici Catarì, sono io. Oh, Madonna, signorine, e mi pare che eri morto. Ma come mai sei venuto proprio oggi che è domenica? Fra poco riatrimonno, un ragazzo di Rosetta Coccisirra, e se te trova ecco, sentirai che musica, gli farei guastare l'anima. E peggio per essi, mi sono tanto guastato io. E poi guarda, mi ha mandato a chiamare un marito. Ti ha mandato a chiamare figli? Eppure sa, e che vale da te? Ah, che ne so, io lo volevo chiedere a te. Ave tutta la mattina che mi spreco il cervello. Ho incontrato a Nicola lo sbianchino, che gli ha parlato con Filì, sentendo la messa alle 10. E Filì gli ha detto, se potevo venire un attimo, che mi doveva parlare. Mi hai fatto male, perché? Poi era domenica. E lo so, Catarì, ma domani voglio via con lupa troppi, anima tu. E poi c'hai una smania di sapere. Tempo addietro, figli, mi disse che voleva far noi lo stallitto di porchi. Ma come ci pensi che per lo stallitto di porchi chiamava a te? Così Gesira invece chiudeva tutti e due là dentro. E allora sarà per certi quadri che mi deve dare per quando gli feci un rodito della campana. Capirai, quello quando deve pagare gli fa male lo braccio per 15 giorni. Non giova a fargli gli imbacchi di acqua e sale e non guardo la sogna per guarirlo. Allora sarà che cosa che riguarda Rosetta? Ardaglie, ma tu figlio mio ci sembra Rosetta sulla bocca e ti sei fissato un bagno di gargagno che si era fissato sulle bocce della serva. Ma che te la fa? Ho provato ci quattro valdasce, ma vanne! Ogni volta che ci penso mi viene dentro su qui. Dicia che voleva avere solo a me. E poi che fa? Tutta una botta si mette con un altro? Magnicciumelo nella testa, che se non ci metti a bocca la madre, Rosetta era ancora ragazza mia. Ci metterai una mano sul fuoco. Mettecene tutte e due, che non te sbagli. O vedi? Io non gli sono mai mancato di rispetto. Ma è un scatto. E che ci ho guadagnato? Ma allora se c'è stardo proprio, Ma possibile che non lo vuoi capire?
che qui lo fa un ragioniere e tu fai lo muratore. Mannaggia, babbo, che non mi volze fa studiare. Glielo dici a tanto che la maestra Nenella, suo figlio c'ha la testa vuota, mannati la scuola. Fammi già mettere in volema. Ho potuto sapere che un giorno mi c'era di mezza ragazza. E che vuoi fare? Che è segno che non era destinato. Sì, ma qui lo destino si chiama Cisira. Se non ci si mette alla mezz'essa, invece a fili gli è saputo fatica. Capirai, qui lo conta quando lo vuoi le coppe. Qui non si smuove foglia che Cisira non voglia. È una fortuna che la Pippinella, se no sentirai tu. E fili? Ma che te so, capace sta qui tu, ma è capace di tu da io. Ah, io lo aspetto qui, tanto non c'ho niente da fare, anzi, che... non so proprio come passare il tempo. C'è che te li dici. Oh, Caterina, saputo? È venuta Teresina. È venuta Teresina da Roma. Madonna, proprio ieri sera l'abbiamo minduata con Ioa. La Ioa notta era arda, bella, con due occhi neri come due tizi di carbò. Era bella come Rosetta. Guardaie, ma figlio mia, a Teresina non si sa quanti vardasci gli era del letto. E dopo ad arrivato lo spagnolo, sì, quello della Spagna, che venette con il padrone su una villa a Santa Maria in Serva, e era un bell'uomo, sa, per carità. Ma essa, quando si mette chi subiava li quadrettanti. Ah, li quadrini? Sembra li quadrini, no? Un gorbo a chi li batte? Che può fa? Si dice, no? Lo più margutto che fa li quadri, se l'era spalletta diventa prosciutto. E tu che fai? Come ci stai qui? Ah, Sindimbo, non era così che mi parlai in orda. Ma mi è andato a chiamare Babbo, perché? Che le vedi in che? E mamma? E gli do la Pippinella, ringraziando Dio. Ah, io allora vado dalla camera. Ma come, dove vai? Che a suo baldaccio non gli devi dire niente? E che gli devo dire? Io non gli devo dire proprio niente. Io invece ci lo sì. Voglio sentirlo alla bocca tua. Si proprio decisa a sposarti con questo. Oh, madre santa, che ancora non l'hai capito? Ma non del bene, pensate a quando stiamo assieme. Ti ricordi quando ti feci la dichiarazione? Era il 19 di luglio e stiamo a battere io da Nenna di Saracchi. Adesso mi dici che c'entra questo? Come che c'entra? Ma che c'hai, il cuore di marmoro? Io mi struio e tu? E poi, scorda la nonna, da che contenta come lo tempo non ti ci ha visto mai, più. Mai. Io ti parlo con il cuore sulle mani, non mi faccio da pace. Ma finisce la vaga, è ora. A chi la vuoi da bere? Tu, lui, io nella Madonna e l'Annunziata, che facci? Noi ieri a spasso Graziella Piuiccica. Il giorno è la Madonna. Ma quando è stato st'agosto? Sì, st'agosto, l'ho saputo, sa? E dai, Rosè, che mi vuoi far ricordare pure con chi io calla piccolo? E a Graziella, ma non me la ricordo più com'è fatta. Ah, Graziella non te la ricordi, eh? E Giannina Spenda? Ella te la ricorderei per forza, Giceria Pasquetta. Pure di questa ti è stato riportato. Ma che c'era di male se ci era spasso? Tu mi hai lasciato, che tu io la fa? Te lo vedi chiuso sul convento. Piuttosto di membo, ma a te ti piace proprio su? Ma caro! Oppure è stato che piace a mammita? Capirai, sarai velluto! Va là, che madre tu siete proprio insieme, siete proprio come culo e camicia! E ti si glieto a mettere con lo scarciofino che non è buono manco sott'agito! La Cindy, lo sei! Scorda a nonne da che se ne intenne! È permesso? Madre mia, ecco Raimondo! Rosetta! Raimondo! Rosetta! Raimondo! Ma che succede qui? E questo? Questo? Non ci provo a sbagliarti? Questo qui, che ci fa? Chi l'ha fatto entrare? L'ho fatto un bocca io, perché? Non dovevo lasciargli Lara? Brava! E che è venuto a fare se non sono indiscreto? Quello che mi pare! Oh! E sta mica è casa tua, che devo venire la chiedo permesso a te io? La mannato a chiamare Filì per un lavoro grosso di responsabilità. Deve mettere a posto lo stalletto e le porci. Lo stalletto per i porci? E per fare questo stalletto
C'è bisogno che abbracci Rosetta? Ma chi l'abbracciava? Magari! Oh, che te sembra il salocchi? Perché tra di lì che te li redrizza, eh? Io a questo individuo non voglio nemmeno vederlo. Ma da Rosetta esigo una spiegazione una volta per tutte, perché io non voglio essere lo zimbello di nessuno! Ma non te la piazza bene, che per bello non te c'è più nessuno! Allora, Rosetta! Allora, Rosetta, questo signore si era scordato di te, vero? Era tanto tempo che non veniva più in questa casa, vero? Ma che gliene frega questo? E la lettera? Non l'ha scritta lui la lettera? Ma vuoi scrivere una lettera a uno che gli si è morta pure la maestra? Ma lasciamo perdere! Tanto comincio a capire una cosa. Qui dentro siete tutti d'accordo, non è vero? No. Guarda, ci scanniamo uno con l'altro. Che faccia tosta! A chi ha detto? A te! Oh. Allora, Rosetta, confessa! Ma insomma, Raimondo! Basta con questa commedia! Io esigo delle spiegazioni! Oh! E via non basta lo segno, eh! A me che sono il fidanzato, dici di non passare il segno? Io che... imbecille... ho sempre creduto... a quello che diceva questa e mo? Quello che non riesco a capire è perché tra tanti uomini ha scelto proprio... lo più stupido! E me lo dice sulla faccia! Che faccia tosta! Io volevo dire che lo più stupido è stato Filì che ti ha fatto mettere con la figlia, brutto regnallito! Nonna! Basta! Non voglio sentire altro! Per me è finita! Addio, Rosetta! Oh, domani! Prima di andare via, ricordati del cosa quello che ti ha regalato! La catenina d'oro, l'orologio, l'anello e... Oh, guardaci, che è sto accagliamento? Che succede qui dentro? Righetto, come ci stai tu? Come ci sta? Ma non l'avevate mandato a chiamare voi? Io? Ah sì, aspetta, gli dovevo parlare infatti. Ma manco oggi e quando presto ci aiuto. Ma come? Non glielo vedi delustrare i tuoi riporti? Oh ma, te senti bene? Mi pare che ti sparfalla il cervello. Ma questo è un manicomio! Aveva ragione mia madre di non sporcarmi con la marmaglia! Ma guarda questo! Oh! Allora voglio proprio mettere le robe di costarelle, eh? Giusto oggi c'ho io in modo arrusto, eh? Che sbaglio madornale che stavo per fare! Beh, meglio tardi che mai! Addio, Rosetta! Ognuno per la sua strada! Ma aspetta! Dove vai? Non è successo niente! Raimondo! Vieni qua! Ammo, chi glielo dice a Cesira? Oh, ha fatto la parte dell'obbligo sua! Oddio! Oh, tonda! Ma che fai, piangi? Ma dovresti ridere! Dovresti essere contenta che è morto un papa se ne fa l'angolo! Rosì, che stai cattiva con me? Se è così dimmelo, che vago via non mi far vedere più. Te lo giuro, Rosì. None? Ma allora perché piangi? Perché chi dove hai su? No, figuriamoci. Anzi, mi ha fatto proprio un piacere. Eh? Ma che dici? Sì, perché non lo potevo soffrire più. Non potevo parlare con nessuno. Qui l'uno gli piacia, qui l'altro manco. Mi pare adesso una monna che rinchiusa. Guardate un po' come l'avete fatta tribulare sta pura Rosetta. A me non mi ha voluto la maledianza di ciù. Se no, sai quant'è che dici io? Devo mandarlo a fare lo sapore. Che boda di, manco a me mi piacia. Però mi bastava che avesse piaciuto a Rosetta e il cucino l'ha stato fa. Il cucino l'ha stato fa. Alla safaglia si fregò la moglie. Meglio così mille ordini, almeno non lo vedo più. Oh, mi sono leata un viso sullo stomaco, mi pare di nasce. A me invece mi pare di morì. A moglie glielo dice a mammeta. Ah, io vago di là. Eccola, tienimoci forte. Io non ho
quando mi disse smorto. Oh, cave stato? Mi sono sbattuta con Raimondo, ma corri affugato come lo vento che manco mi ha guardato sulla faccia. Au! Ma che parlo con i sordi? Che gli avete fatto, eh? Ma isso! Isso piuttosto che ha fatto a Nuadri! Come sarebbe isso? Isso ha lassato a Rosetta! Che gli ha fatto? L'ha lassata! Puretti no! L'ha lassata! E voglio lì! Ieri sera mi si è rotto pure lo specchio! Righetto! Mannaggia te! Allora sei stato tu che hai fatto rabbia al guardaccio, così bravo, così educato, eh? Io? Mo va a finire con disgraziato sono io? Piuttosto, sentilo che te la difieda, no? T'ho detto mille volte che qua dentro non ce ne vieni su, pozze sprefonnate! A mo sarei contento, no, che finalmente gli hai fatto fa cagnara! Oh, Rosè, su, forza, Imo, che qui c'è a chiamarlo! No, no, per carità, è gito via, peggio per io, non lo voglio vedere più! Ma che dici, Rosè? Sì, sì, stessa pistima, quante te ne ditte. A me? Ma ditto faccia tosta, a me? Duarte! E ha fatto me! Era pure ora che chiedo te le dicesse! Usci in pari, andrigato dell'affare tua! Che gli hai detto, eh? Metti sempre bocca dappertutto! Oh, Rosè, righe! Ho detto qualche cosa io, ma se non parlo mai! E capirai! Capirai, non te conosco! Prima ci mendi le cristià e poi dopo fai la motta con la gatta moscia! Ha fatto me, ha fatto! Troppe poche te ne ha dette, troppe poche! Ah, ma non te pensa che de te non ha detto cosa? Tu che ude tanto in marmo di mano! Oh, ma! E state zitta, lascia perdere! Ha detto che sì! Un'ambicciona conturbante! Sì, proprio così! L'ha detto sulla faccia a mariti tu! Carito? Ambicciona come? Fili, dimmi la verità, eh! L'umore ha ammazzato! Pazzi sputa sale! Lo pedocchio rifatto! Lo figlio giù, è nato! Sì, è su, è su! E tu? Tu scommetto che non gli hai detto niente, no? Scommetto che non hai avuto il coraggio di difendere la moglie da l'anima più onesta e sincera di sta casa, Tu capirai, discorri solo quando hai da sta zitto! Sindici, sì! Senti, righe, levita gli stivali, se no va a finire che mi comprometto! Va a finire che mi mando in galera! Io qui di una ghiaccia mi vado via! Eccolo su rompiscatole! Chi è che deve in galera? Tu! Devi in galera tu! Capirai, sta sempre solo mezzo come mi ricordi! Mazzate, Gisì, oh! Oggi si scogliombrata forte, Pare che ti ha pizzicato una vespa! Oh, torrighetto! Oh! Ma che è successo? È morto chi tu? Zitto un po', zitto un po'. Rosè, si è capitato proprio un momentaccio che Rosetta ci ha avuto da dire con un ragazzo. Ma beh, l'amore non è bello se non è scagnarello. Non hai capito? Sta orda si è ingattito da ero. Ha detto che qui non c'è bene più. Oh, era ora! Ma perché? Per caso si è pensato di ieri, eh? Ma va un po' il guardascio! Allora tanto per me! C'hai tanto garbo! Ma che vaga all'inverno, isso è lo garbo! Su iello, su smorfioso, sta faccia a cresto! Ah, io! Ma se pensa che quando ne curiamo le reto, se sbaglia proprio! Lascia sta, lascia! Lascia che se ne trova e se ne andrà! Parza come isso! Vedi, Gesì, lo conosci pure tu! Rietto, ancora stai qui! Tornate io via, se no viene una signora! Anzi, aspetta un po'. Dimmi un po' che sei venuto a fare qui. Ah, questo lo voglio sapere pure io. Domani la marito mi ha mandato a chiamare isso. Sì, l'hai chiamato tu. E beh, sì, è vero, gli dovevo parlare. Ma che accidente! Non potevi trovare un altro giorno. Proprio da domenica dovevi venire, non c'hai un mocco di crianza. Ma che crianza è crianza? Ma che vai dicendo? Se può sapere che vai dicendo? Io non ho capito, guarda, ma che
mi chiamate a fare? Che li fate venire a fare? Eh? Mannaggia, guarda! Dietro! Che gli devi dire? Che gli devi dire? Gli devi dire... mica me ricordo! Ma non stanno detto i porchi, no? Ah, è vero! Siccome che... Te ricordi, no, che abbiamo pensato de come la lusta lì tu dei porchi? E mi ricordo, sì. Mi ricordo che l'abbiamo detto a Enzo di Ciocopero. E sì, aspettate, fammi finire il discorso. L'abbiamo detto, anche con l'Isa qui presente, che è capace che Enzo non era tanto per la quale. Ah, non era tanto per la quale. Vabbè, ma che va imbrogliendo. Se può sapere che va imbrogliendo. Ma allora che gliele devo mettere a fare? Eh? Bella figura ci facciamo. Ah, sì, sì, ci facciamo una bella figura. E poi la moglie e chi la senta, Graziella, che ci porterà per lingua per tutto il paese. Eh? A me mi pare proprio che ti sei rincoglionito, guarda. Rincoglionito proprio. E poi, tra tanti muratù che ci mo qui turno, proprio a Susammuco li ha chiamato. Oh, niente, sapete che no c'è? Io sono stufo fino alla radica e li capigli e sta senza fuori. La prossima volta mettetevi d'accordo come fa a scomodare i cristiani. A me di sto stallito non me ne frega niente. Anzi, ci non pure troppo e fatica non so come gira a me. E allora vanne, no? Vanne! Non perde tempo, vanno a fare là, vanne, che aspetti? Di una cosa sola. Di una cosa sola mi importa. Mi importa... di Rosetta. Pazzi, guastate! Oh, ci ho dato proprio una bella pensata, c'è Marietto. Ne budio... Un bel guadagno ci fatto, eh? Ne budio mai in asto finimunno. Però intanto, due ragionieri ce li voleva due e due. E, dimbo, per quell'altra faccenda, che provvedimento pigliamo? Adesso che Rosetta non c'ha più manco un ragazzo, non vorrei che lo disgraziato degli UA... Giua! Parli del diavolo e spunta le corna! Porca zozza, questo è la faccia smitriata di Giua! Oh, oh, niente! Indovinate un po' chi ci sta? Ci sta solo prima Teresina! Teresina? Sì, sì, Teresina siamo il marito, ve lo portate a vedere! Venate, venate, buccate a vedere! Dai! Teresina! Quanto tempo! Ma cosa te trovi? Te PS un corpo! Teresina! Questo è Pedro, è il marito mio. Molto gusto, tengo molto gusto. Ma come mai sta bruciata? Ma su, qua, mettetevi a sedere. Anche tu, Pedrito. No, no, che Pedrito, fa mettere a sedere pure Isso. Lisa, Isso si chiama Pedrito. Ah, hai capito come li fanno nel rito. Oh, ma su, via, raccontaci che cosa è, no? Tanto per cominciare, sono venuta a portarmi via Fratmo a Roma. Pozzi, esse benedetta, diri sì. E dice, per causa lo giardiniero c'ha avuto un miglioramento? E boh, ce n'ha avuto. Ed è morto. Cammino peggioramento. Puritto. Era un pezzo che penava. Le cose non lo tenia più perché c'era l'ernia muricale. Era iallo come un limone perché lo fede che era per cavoli sua. Insomma, alla fine gli ha pigliato un X, pozza gli in paradiso. Oh, ma per noi è stata una fortuna, eh? Ho pensato subito a Iua, prima che qualche giù ci si fregasse lo posto. È un accidente di risi che vuoi, perché sai, io. Ma mariti tu che dice? Ce lo vuole Iua, ce lo vuole? È certo che ce lo vuole, vero Pedrito? Non intendo di risita. Che ha detto? Ha detto che Iua per Isso è come un fratello e casa nostra la vuole considerare come la sua, no? Qui sta da per Isso, senza la buona mamma, un'anima, e chi lo riguarda? Ma guarda, l'ha detto tutto questo. Ho fatto un viaggio che mi sento tutta snazzicata. Ho lasciato tutto, la casa, la contessa, e che te trovo? Che suo figlio è una signora, non si vale smoi. E che non lo sapevo io che non si voglia smoi. Lo bello è che le signore glielo hanno anche mentuato.
Ed è tanto tempo che gli parlo di isso. Qui sta da pirisso, senza fatica. Un miserabile, via! E perché io non gli ho detto pure che chiedo la carità davanti alla chiesa, eh? Ma che c'entra? Bisogna un po' ingrossarla la faccenda, no? Vedi, po', se ti presenti con una giacchetta un po' striminzita, vecchia, che gli signori più ti vede puritto e più è contenti di far del bene. E certo, qui non mi manca niente e venga a fare disgraziata a Roma, no? Ma che c'entra, è tutto per finta! Oh, io, figlio mio, te se la nocca sotto c'è grossa, te la lasci scappa via? Oh, Lisa, l'occasione che fa con cerchenno, le so io, guardate! E le so pure io! Che pezzo di galera! Oh, dire sì, ma mariti tu che dice? Che dice? Che ci mo fuga di spicciare sta faccenda, no? Vero, Pedrito? Non intendo, Teresita, non intendo una palabra che ha detto. Ha detto? Ha detto che mi curdia la più lunga giovedì noire il figlio lo treno e a Roma. E ha detto... Non l'ha detto. E ha detto pure... Vabbè che li signori ha dei buoni, ma mica ci potremmo approfittare essi, no? Ve capisco. Puoi dire anche il mano è qui se c'è l'intenzione di mettere su famiglia. Ma quella pare proprio che non ce l'abbia! Anzi, va facendo fastidio a chi non deve! Come dici, Filì? Dico di sì, che chi lo sa quando io e notte ci sarà a Roma? E che va a cadere a quelle, no? Oh, su quello se vuole scapricciare come gli pare! A Roma ad è pieno di belle io e notte, vero, Pedrito? Hombre, hai muchacha bonita, hombre! A me mi gusta molto la muchacha! Oh! Capito, eh? Ha detto di sì? E che ha detto? Ha detto che a Roma le donne non è niente di che, ma che è sempre meglio di quelle di sto paese. Vuol dire sì, questa è cosa che a te non ne riguarda? E certo, a essa non gli riguarda, però riguarda noi altri brutto mascarzò. Come dici, Filì? Dico di sì, che ci riguarda tutti, perché siamo tutti di casa, no? E poi sai che c'è? Vago a chiamarci sera. A essa non gli manca di certo le parole. Te saluto, scuffia! Ma tu ieri sera non mi hai detto che Filì era contento? Oddio, mi pare mettere il riallo collo. Lascia fa, che dopo ti spiego, lascia fa. Grazie. Che altro c'è ancora? Guarda un po' chi c'è sta. Teresina! Ma che sorpresa! Mamma mia! Ci sta pure Maritimo! Incantato, incantato! Sei incantato? Madonna, Gesì, non ti passa un anno! E chi non la conosce la paga per noi, la paga! E non si sa chi è meglio, se la madre o la figlia! No, no. Che pezzo di galera! No. Fammi via, se no lo ammazzo! Madonna, Gesì, come fai tutta arliccata, oh! Mamma mia! Ma sera, ma è più chiaretto uno che Filì! Guarda, io! Ma si vede che non mi capito, no? Tu vieni un po' qua! E tu, diri sì! Oggi si era lungo di questa visita! Ma te stai zitto! Mi fai raccontare che cosa la Roma? De quando mi so appigliato a te, non sono scappata più di casa! Hai capito? Mettila un po' sedere, raccontami un po' che fanno questi signori, va! Oh, ci sì! Ha dei ricchi sfornati! De magnà ce ne sta uno spreco! Pensa che Maritimo, con tutti gli avanzi che lascia, ci mantiene l'unipote, la moglie e 5 figli. Vero, Pedrito? È sverdato. E i vestiti? Ah, dei pini zippi di ogni sorta di roba. Sopra abiti, pellicce, scarpe. Maritimo, con tutti gli scarti, ci mantiene l'unipote, la moglie e 7 figli. Ma non era 5. E lo palazzo ci si? Oh, rimani senza fiato. Specchi, lampada che tocca a terra, l'argenteria che luppica, gli orologi che stanno a tutte l'ore, li tavoli e le sedie tutti rindurcinati. Uno spettacolo ci si! Vero, Pedrito? Sverdato! Oh, dimmi un po', lo papà l'hai visto mai? E come no? Un giorno... Non mi ricordo che santo era stato io a San Pietro, no? C'è sta piana massima dei gente, chi te spigna di qua, chi te pistava di là. Io stavo lì, quando è arrivato il papa mi è passato per di qui e lì, no? Ho allungato una mano e mi sono attaccata la manica del mantello. Isso mi ha guardato fissa sull'occhio e poi mi ha detto, figlia, che fai?
Me cacci la mandella? A mo però, ti risi, lassimo sta l'upapa e venimo al motivo di questa visita. Allora te lo dico io. Tirisina è venuta a portarsi via Iua. Beh, cuci all'improvviso. E tu parti per vero? E tu che feriste il posto mio? Non sarebbe una pena grossa? Una pena? Ma una liberazione sarebbe. No, dico per isso, agli in città, diglielo pure tu, no, Gesì? Che capirai, ci mette tra 3 giorni a scordarsi di Nuandri. Ma che dici, Gesì? C'ho il cuore che mi sbarza. Da già diretta a me. Occhio non vede, cuore non dole. Ah, ma io non cambio idea, E qui non mi muovo. Basta, andiamoci via, che per ammo qui non si conclude niente. No, aspettate. Fermatevi almeno a mangiare che cosa, no? Due fette di prosciutto, due arance d'insalata. Senti a marito tu quello che dice. Che dici, Pedrito? Non intendo, Teresita. Ha detto che è meglio di no. Che gli abbiamo promesso a zia Carolina che andiamo a casa sua, ci preparava pure la gallina Alessa stasera. Vabbè, però cade tutta sta brescia. E chi lo sa quando gli spiacerà Nurina, gli dà parente che non ve ce trova. Giusto, Nurina. Ma prima degli via avrò modo di vederla, no? A proposito, sei casata mai? No, non sei casata mai. Certo, orde, pare che l'omini non porta l'occhi. Li porta, dire sì. Ha del posto di sbrilla che non va bene, però. Ma adesso che sei avuta un boione, no? Se no, va a trovare una compagna. Potrei essere la fortuna che se la piglia. Hai proprio raio. Sarei proprio un uomo fortunato quello che se la piglia. Oh, Iua. Ma sì, mia sorella. Fortunato quell'uomo. Oh, se sta fortuna te la piassi tu? Non ho capito, quella fortuna. Nurina, no? Anche Filippo dice. Sarei la donnetta che faria lo caso tuo. Per me? Nurina! E anche Filippo dice. Aspetta un buon momento. No. Pedrito! Tirisina! Io a Roma, vengo a Roma con voi altri. Subito, partiamo subito. Pozzate essere benedetti! Gimo, prima che cambi idea, gimo! Un momento, por favor, señores y señores. Tengo mucho gusto di aver conosciuto ustedes. Me gusta todo de aquí. Estoy encantado. Se ha encantado un androide. Saludamos a todos. Buenas noches. Hasta la vista. ¿Ha dicho, Tirisi? Ha dicho, arrivederci, Gimo. Arrivederci. Ciao. Vieni. Bocca che non ci sta più nessuno. Allora, hai capito come devi la fare? Quando gli chiedi di qua tre, te devi far vedere deciso. Gli dici che i soldi erano pochi, quindi avevi pensato di lasciare stare, e poi anche perché stavamo per dove andare a parenti. Dopo, siccome le cose gli ti arrotò, vuole quello che ti aspetta. Anzi, gli dici che siccome hai pensato degli in Angona, che c'è quello zitù capomastro che fa il murato, a te li quadrite le sogno subito. Ho capito, fino a questo potrei pure gli. Ma dopo? Dopo, che ne so, e dopo qualche cosa dovrà succedere. Ma se non succede niente, come ci va in Angona? Cozioni col 4 anni che non ci parliamo. Oh, senti, non la facciamo tanto per le lunghe, tu intanto comincia a scorrere, dopo vediamo. Fammi chi via, che se ne trova, ecco. Dacciatemi di quadri che mi aspetta, perché devo dagli... Oh, diavolo. Ho pensato... degli in Angona, cozioni coi. None. Tirisina. Oh, c'è potessi ria io. Oh, e qui su? Che corpo fai? Storia per Gesù? Vi ricordate lo dito della campana? Ancora tu? Ma allora siete stardo forte, Ma che gioco gli avevo? Dacciatemi di quadri mia! Dacciatemi di quadri mia! E quali? Quelli è quando per fecino lo dito della campana! Ma quando? L'anno dell'Uneo! È 2 anni giusti! Ma adesso che... tutta... che...
Perché devi venire ancora con Zunico? Guarda, mi leggete i quadri che mi aspetta e io mi vado via. Mamma mia, c'è bisogno di alzare tanto l'utono, sa? Si quadri. E Fili hai pensato che se non gliel'avevi chiesti era... Fili, ma adesso rimiriamo tutto. Vanno là alla camera, tira solo un materasso che i soldi sta lì sotto, dai. Ma proprio quelli? Guarda il diavolo. Ma poi non li abbiamo misti di rendere un bagliariccio di Nurina? L'ho leati, che l'ultima volta che ci è servito abbiamo cercato 3 giorni tra le foglie prima di trovarli. Ma dico, proprio quelli ducchimo. Era per quando si scusava Rosetta. Ma dov'hai, dov'hai? Vieni qua, fermo, vieni qua. Righi, ma non direi per davvero, no? Ma che vorrei essere stato? Si è trattato di una scagnerata. Succede su tutte le case di sto mondo. Oh, Rosetta. Oh va, ma hai detto nonna che mi ieri cercano. E te cercava sì, te cercava. Vieni, vieni. Vieni a sentire che pensate già avuto su Vardascio. Dice che parte e non ci vuole vedere più a nessuno. Hai capito, Rosè? Quello che era tanto innamorato. Righe, figlio mio, ma sei proprio di Gesù di Gesù? Sì. Ma none, none. Sì, invece. Se Rosetta non mi vuole, domani, pi, parto e non mi vede più. Se invece dice di sì... Ma non qui era sposo! Subito però, prima che qualcuno ci mettesse bocca un'altra volta! Bravo! Bravo! Così se parla! Tu che dici, Rosè? Io dico... Dico di sì! E tu ci sì? E io che c'entro io? Capirai, se sta bene Rosetta sta bene pure a me! Per davvero, ma... Ma che pensai, ma? Righe! Ma che pensai tu? Sapessi quanto t'ho voluto venire! E pensa che non me ne sono mai accorto, eh? Ma chi meglio di finito lo può dire? Come un figlio, Righe! Come un figlio, Cocco! Mannaggia le donne, oh! Le bugie le fate le ritte come le cannele! Solo che... Sai, in coscienza, io lo facevo per Rosetta, pora cocca. A pensare che quell'altro sotto sotto non mi è piaciuto mai, eh? Ma sotto sotto tanto, Perché sopra non serviti a niente. Su, su, non ci mettiamo a rimbangare lo passato. A gita vea come gita. Piuttosto, Rosè, gliatela la camera, che la bora vecchia de nonne da si è pigliata una pasciò per sa faccenda che ci parte prima dello tempo. Sì, sì, Imo, vieni, ma vieni da anche tu. Filippo, sentimbo, fugato, perché mi mandate a chiamare ancora non l'ho capito. Però stavolta pare che ci chiappate. Non mi pare vero che aver venuto la pace di rendo sta casa. L'unica cosa è che me ne moraria di sapere chi ha spedito la lettera. E che vuole fare? Era nonne, ma... Ma adesso, devi sapere questo, che te ne frega. Chi l'ha spedita, no? Se c'hai l'intenzione malamente, io gli da storta. E se invece era uno scherzo, magari ogni giorno me ne essere cannua. Pensa un po'. Ieri sera, vediamo tutto nero dentro sta casa. E oggi si è sistemato ogni cosa. Ogni cosa proprio none. Nurina non l'abbiamo sistemata manco per niente. Ma li sa, scorda il ragionamento mio. Adesso che Rosetta e Righetto si misti assieme, Iuà di sicuro si metterà il cuore in bacio. Iuà? Ma che c'entra Iuà? Iuà? Ah, sì, ma certo, no, ci sono mettere sì. E allora, se invece degli a Roma fosse rimasto qui, Rosetta si sposa e va con il marito. I su potia pensare gli con Nurina. Dagli oggi, dagli domani. Hai visto mai che con il tempo, quando ce l'hai sempre sotto l'occhio, no? Sai com'è te? Me la voglia se lo so. Lo so ci brutto un minchio. Ma tu che c'hai nella testa, bangotto? Ma che te pare che una donna ammaretata non possa mai cascare in tentazione? Tu continua a farlo girare per casa il lubricante. Le cose, ne apri nille, se no dopo hai voglia a piagne. Hai ragione. Vorrei dire che sore ma l'arma nei cuciti. E pensa che la pora vecchia di mamma aia fatto l'utrito a San Nicola per la frichina. Per la frichina? Ecco com'è stato. Caterina gli ha minduato la frichina
E San Nicola, capito Rosetta, invece di Nurina. Tu sei sempre un areschino. Te ne ridi pure degli santi e intanto Nurina... Oh, guardaglie, ma questa è una fissaziosa. Ma che ti pare che domini non se ne trova più? Non è, ma ne ha trovato quello giusto. Oh, un corpo, da. E basta pensarci un momento e essere un eno, quello che gli si dice lo struppito. E gli si dice sì, gli manca tre braccia e due zampe. Lassimo perdere il neno. E Binetto? Binetto le trippa moscia? Binetto non c'ha l'occhi, dico, non c'ha manco l'occhi per piagne, perché la miseria se usca a borda. E Pacino Friscolà? Sentimo che gli manca qui su. Su Friscolo. Questo non ha faticato mai. Eppure dico io, possibile mai, che gli manca alla donna? È brava, de fatica, no, li sa? Sì. Potrebbe essere la fortuna degli se la piglia, no, li sa? Sì, io te dico di sì. Lo vedi? Siamo d'accordo tutti e due. E allora, li sa, se sa fortuna te la pigliassi tu? Come no? Chi dito? Sa fortuna? Io? Nurina? Aspetta qui, Fermo, aspetta. Tirisino, Pedrito, aspettate, ma che bella Roma non può! Ci sta! Ci sta! Guarda il sole che sorride nel mio e profumo dei viosi, guarda Frascati che è tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. Io vedo come rino la sacra scelta tua, quanta abbondanza c'è presso e genzano l'orbito e il suo hermano sul verde di mattina da qui. C'è luce di Giuse Castello che era un gioiello filato in calma e le bravole sotto di noi, sanna va a mettervi
grazie a tutti voi. È veramente uno spettacolo vedere un teatro così pieno. Grazie, grazie.